La mia droga, ragazzi, sapete, inizio così. Quando sono fuori, forse vendetta, non so chi. Avevo una firma o probabilmente era un cheat. Recitava posizione serie presso a trick. Incuriosito da quella frase senza senso, andai cercando nell'internet web immenso. Trovai le mie risposte e subito dopo penso: ah, pagina verde, che emozione se ci ripenso. Mi lessi il regolamento tutto d'un fiato. Ero pronto, già attendevo il sabato da malato, per vedere in campo la mia formazione e con lei provare ogni singola emozione. Di fisso giocavo col 4-4-2, chissà perché gli altri tutti col 3-5-2. Un bel giorno mi accorsi della voce, che stava proprio sotto il nome della mia ala veloce. Permetteva di cambiare posizione in campo, dall'allo stupore che non mi lasciò scampo. Iniziai a giocare studiando complesse tattiche e mi chiedevo se le vittorie fossero automatiche. Non sapevo neanche cosa fosse il random trick. Annotavo le skills dei pupilli con la penna big. Fogli di carta stropicciati riprendevo di fisso. I dì dei giocatori li tralasciavo come prefisso. Chissà perché non migliorano solo la forma sale. E che cazzo era logico, stavo allenando generale. Poi un giorno cliccai sulla Conference Italia. Cercavo affannato per trovare una balia che mi svelasse i trucchi di sto gioco, perché al computer quasi quasi gli avrei dato fuoco. Finalmente trovai il materiale che cercavo, da newba da decente allenatore stile Coverciano. Iniziai ad assumere medici, assistenti, fisioterapisti, ma i miei tifosi non erano più inferociti come tempisti. La finestra mercato, ricerca spavodica di giocatori, da veloci come leopardi a potenti come tori. Trick. Ricordo i primi giorni di acquisti, i primi casini, giardinieri che se avessi potuto avrei pagato milioncini. L'allenatore debole è rimasto con me per una stagione. Adesso sì, dici, ma quanto sono stato coglione. Poi la finestra del club con la scritta giovanili, pescavo gente degna di andare a spallapenili. Per mesi investimento 20.000 a settimana, i risultati erano gli stessi, non era una cosa sana. Alla fine dissero che dipendeva da un fattore strano, conosciuto in vari modi, fortuna culo deretano. Ah vabbè, allora ci rinuncio, perdo le speranze, alla fine spreco solo le mie poche finanze. Poi invece decisi di investire lo stesso, anche se guardavo l'economia abbastanza perplesso. Dopo un po' creano le conferenze di regione, dall'iniziare ad interagire con alcune persone. Ricordo ancora il primo raduno qui ad Alghero, ero al lavoro fino a tardi e per questo non c'ero. Andai in giro al centro appena finito in banca, vidi gente maglietta verde con su una scritta bianca. Mi avvicino e spavaldo, forse trascurando il bon ton, e chiesi: ehi, siete di Atrix, siete per caso Chesseton? Proprio il Mr. Forza Torrese. Piacere, sono di MC7, di solito più cortese. Mi convinsero subito a diventare supporter. Potevo far comunicati stampa stile report, divisa, guestbook, dichiarazioni di giocatori, segnalibri per annotarti quelli per te migliori. Atrix. Iniziai poi a frequentare le conferenze a tema, evitò sicuramente Berlusconi e Massimo D'Alema. Vedo dritto e giù in la FIA della mitica Forza Pari, stavo pensando anche a quella della Toyota Yaris. Di fisso gioco contropiede centrocampo tremendo, mi ricordo DDT il giorno che mi stava sfottendo. Mi feci vedere il mio team, notai i suoi svari, alla fine mi chiedessi: ma dove cazzo sono i titolari? Sabato peschi portiere o altro, lui rispose Ricci, pescano con quel nome il sogno dei suoi capricci. Si sparano cazzate, si ci confronta, ci si sfota, è la mia parte preferita quando Zipper prende botte. Ci tiene a sto gioco a suo modo perverso, ma con la sua squadra il destino gli è avverso. La vita sei amico va così, da Calischilla al lunedì, ti ritrovi con gli scatti al venerdì. Martedì amichevole per gli sfigati non in coppa, beh sono altre le squadre che hanno il vento in poppa. Mercoledì pausa dunque, finestra aperta sul mercato, ma non ho soldi in cassa, di fisso e son fregato. Il lunedì e il giovedì aggiornamento dei tifosi, spero che si siano calmati, che non siano più furiosi. Domenica già ti studi le partite del prossimo turno, avversario ostico picco mosso, questo è il quesito diurno. Sì, questa va a tutti i miei supportati, Gir40, Elisa Belva, DDT, Settone LR e tutti gli altri amici che condividono questa passione. Ciao ragazzi!